Salve a tutti, sono Francesco Suriano e attualmente sto coordinando tutte le regioni che hanno aderito all'organizzazione della protesta del 9 novembre. Siamo partiti con le regioni che vanno dall'Abruzzo alla Sicilia, ma dopo l'incontro che si è tenuto a Roma a Circo Massimo sabato 11, altre regioni si stanno aggregando a noi. La protesta sarà incentrata totalmente contro il decreto Sblocca Italia, un decreto che andrà in pratica a distruggere tutti i territori del centro-sud Italia. Tramite le trivellazioni andranno a distruggere, prima c'era qualcuno che parlava dell'agricoltura, dei problemi di agricoltura, fra poco questo problema gli agricoltori non ce l'avranno più perché i terreni saranno sterili, quindi l'agricoltura non la potremo fare più. Stessa cosa per quanto riguarda i pescatori e per quanto riguarda gli albergatori, saranno tre settori che spariranno a causa delle trivelle. Noi il lavoro sui territori ce l'abbiamo già, ce lo stanno togliendo un po' alla volta, il lavoro ce l'avevano andato creato, ce lo stanno togliendo. Dobbiamo assolutamente fermare queste persone, dal punto di vista istituzionale ci si sta muovendo, lo stiamo facendo anche tramite i comuni, presentando le istanze ai comuni, costringendoli a fare pressione sulle regioni ad effettuare i ricorsi al TAR per l'incostituzionalità del decreto. Quindi intravediamo tutte le strade, però è arrivato il momento anche di far sentire la nostra voce, la voce di tutte le regioni insieme. Singolarmente non abbiamo efficacia, dobbiamo farlo necessariamente tutti insieme. Chiedo ufficialmente a loro di fare un comunicato stampa congiunto in modo da avere alla fine l'adesione di tutta Italia. Se riusciremo a coinvolgere tutta la nazione probabilmente avremo la possibilità di spuntarla. Non vi voglio rubare ancora altro tempo perché ho visto anche l'orario. Comunque a breve inizierà la campagna di divulgazione a tutti i meetup, regione per regione si occuperà di divulgare a tutti, coinvolgeremo i comitati ambientali. Greenpeace pare che ci dia l'appoggio in questa lotta, avremo con noi il 9 novembre. Speriamo di farcela e di salvare i nostri territori dall'inquinamento totale. Grazie. Venite tutti qui sotto, cioè facciamo una bella foto di gruppo.